visto che siete così ora, passiamo al bagger. Posizione d'attesa, gambe leggermente divaricate, in equilibrio, mani fuori, pronti perché non sapete se ricevere o in palleggio o in bagger. Quindi non voglio vedere nessuno che quando arriva la palla si mette così e aspetta. Così, pronti così, ok? Da questa posizione si uniscono le braccia avanti, in avanti, staccandole dal corpo, quindi non si uniscono qua, ma in avanti. Se la palla è corta si piegano le gambe, va bene? Quindi, gambe leggermente divaricate, pieghiamo, andiamo in avanti, mani fuori, fai il bagger, fai il bagger in avanti, rimani fermo, piega le gambe così, esatto. Non ne devo fare nessun tipo di altro movimento perché perdo concentrazione, tempo e perdo anche quella frazione di secondo che mi può dare la possibilità di arrivare subito sulla palla, quindi da questa posizione unisco in avanti, questa posizione qui in avanti, esatto, così non rimanete mai con le braccia attaccate al corpo. Eri con le gambe che non erano in equilibrio, troppo vicine, per cui l'equilibrio è abbastanza precario. Invece bisogna trovarci sulla palla sempre in equilibrio con i due piedi, pronti a spingere. Pronto? Molto bene, bravo. Aia! Mi sono spezzato, non via. Metto una limetta.